Capitano, ottavo successo casalingo per la più allualuestudine dopo un primo periodo un po' difficile dal punto di vista offensivo. Siete riusciti a riscattarvi e a vincere nuovamente con grande merito e grande parziale. Era una partita delicata perché Piacenza veniva da una partita persa in casa di 30 punti, una settimana molto intensa, quindi eravamo veramente con le antenne alte, perché quando giochi contro squadre che prendono dei grandi parziali, poi bisogna essere molto concentrati. Infatti è stata una partita molto dura fisicamente, siamo contenti perché dovevamo continuare a crescere passo dopo passo. Per quanto riguarda te, a proposito di crescita, oggi sei andato in doppia cifra, 14 punti e 5 rimbalzi poi nel corso dell'incontro. Stai tornando finalmente ai tuoi livelli dopo la lunga pausa per Covid? Ma non è facile perché ci sono giorni di alti, giorni di bassi, abbiamo tentato di bruciare i tempi, un grande, ripeto, ringraziamento a tutto lo staff, però devo dire la verità che quando devi recuperare c'è una grande forza mentale e in questo devo dire un grande grazie al gruppo perché il gruppo mi dà l'entusiasmo ancora giovanile di voler riprendere veloce, di volermi allenare, quindi questo mio recupero e parte anche da un grande gruppo di lavoro. E adesso affronterete domenica 13 febbraio Pistoia al Pala Carrara, società che tu conosci molto bene, uno scontro diretto al vertice al quale comunque vi presentate in ottime condizioni. Sì, uno scontro a vertice, andare a giocare a Pistoia non è mai facile. Io ci ho giocato 2 anni, quindi so cosa vuol dire giocare in quel palazzetto. L'atmosfera sarà infuocata, quindi bisogna avere una grande attenzione mentale e guarda, ci vorrà una grande concentrazione e una grande settimana di lavoro.